Studio9TV.com. Noi ci siamo organizzati autonomamente, principalmente con l'aiuto di padre Alessandro, che ci ha stimolato, ci ha entusiasmato, ci ha coinvolti, con l'aiuto della nostra regista Lucia D'Apollonio, che pazientemente ci ha aiutati e sostenuti anche lei. Noi siamo, la maggior parte siamo attori, quindi recitiamo quasi tutti. I restanti componenti del nostro gruppo invece si occupano di luci, audio e costumi. Il nostro intento principalmente è quello di trasmettere i valori francescani attraverso il recital, che è un modo più diretto per arrivare alle persone e in particolare ai giovani. Inizialmente il recital Non uccidete lo innocente di Giusy Cento è nato come attività gifra, poi successivamente abbiamo avuto l'occasione di inserirlo nel trentennale della canonizzazione del Padre Maestro. E noi siamo una ventina di ragazzi che si sforzano di seguire l'esempio di San Francesco, ossia quello di avere l'Eucaristia come centro, la Chiesa come madre, il Vangelo come guida e gli ultimi poveri come fratelli. Quindi il messaggio che vuole passare con questo recital è proprio questo, quello di sperare in un mondo migliore e più giusto, trasformato dal Vangelo attraverso il nostro esempio.